Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un libro di Nicholas Sparks. E cioè Il posto che cercavo. I protagonisti sono Jeremy e Lexi ed è ambientato nel North Carolina. Jeremy è un giornalista indipendente, un freelance che scrive per vari editoriali e in più vende alcuni dei propri articoli a diverse testate e si occupa principalmente di fenomeni paranormali. Invece Lexi è una bibliotecaria del North Carolina di Bone Creek e si incroceranno perché lui dovrà andare in questo paese per indagare su delle strane luci che si avvistano in determinate notti nel paese ed è proprio al cimitero che i due si conosceranno la prima volta e poi si rincontrano nella biblioteca di lei. All'inizio diciamo che lei non lo sopporta molto perché è il classico newyorkese che si considera un fighetto, insomma, e lei invece è una tipa più, diciamo, tradizionalista, più alla buona. E quindi diciamo che all'inizio non, non lo vede di buon occhio, però alla fine dovrà aiutarlo per le ricerche. Quindi piano piano, piano piano, alla fine i due si innamorano e lui sarà indeciso tra il una relazione a distanza quindi con lui che torna a New York e lei sta nel North Carolina oppure rimanere lì con lei alla fine decide di spostarsi lui lì di trasferirsi lì e le chiede di sposarlo e così si conclude il libro allora come tutti gli altri libri di Sparks eh, che ho letto è uno di, di quei libri che ti prende che vuoi sapere come va a finire è molto fluido di messo, spessore medio su, su 300 pagine e cosa altro dire consigliato anche questo a chi ha voglia di una lettura leggera classica storia d'amore di fine. questo era tutto ci vediamo alla prossima ciao